L'Organizzazione Mondiale per il Commercio ha stabilito che gli USA potranno imporre dazi all'Europa per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. Si tratta della cifra più alta mai concessa a seguito della condanna dell'Unione Europea. Tecnicamente, quindi, quegli americani contro l'Europa saranno un risarcimento danni contro i favoritismi europei al consorzio Airbus. Washington ha chiesto un risarcimento pari a 11,2 miliardi di dollari e ora potrebbe colpire una serie di prodotti tecnologici, aerei e componentistica realizzati nei quattro paesi del consorzio Airbus: Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna, e anche prodotti alimentari e beni di lusso. Ma essendo l'Italia leader nei prodotti alimentari e nei beni di lusso, sebbene il nostro paese non faccia parte del consorzio, rischiamo di pagare un conto salatissimo. Infatti al momento sono ben 98 i prodotti agroalimentari, dal parmigiano al prosecco, che potrebbero diventare fuori mercato negli USA. E l'Europa, nonostante le minacce della commissaria al commercio Cecilia Malmström, non potrebbe applicare dei controdazi immediati perché il ricorso europeo sarà discusso il prossimo anno. E nessuno sa se il WTO qualificherebbe gli aiuti americani uguali o superiori a quelli europei. Le esportazioni agroalimentari italiane negli USA valgono 4 miliardi di dollari. I dazi al 100% metterebbero fuori mercato molti dei nostri prodotti. L'unica speranza è contare sulle buone relazioni di Conte con Trump, che lo definì l'uomo giusto per l'Italia, e sull'intervento dell'italo-americano segretario di Stato Mike Pompeo. La richiesta dell'Italia è spostare su altri beni la rivendicazione. Siamo preoccupati, ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio, incontrando a Roma Villa Madama Pompeo. Il segretario di Stato americano ha anche partecipato a un summit in Vaticano sulla libertà religiosa per combattere la tratta di esseri umani, in cui ha incontrato il ministro degli esteri Vaticano, il segretario per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher.